Chiamati in causa da una situazione specifica. Dal febbraio, quindi sono ormai passati 5 mesi, una cittadina genovese che vive nel noto edificio detto Biscione a Quezzi non può deambulare, non può uscire da casa. In realtà il montascale che la aiutava a uscire è vetusto, non tiene più i carichi del peso della signora sommati a quelli della carrozzella. Non è nostra abitudine portare in aula un caso. Noi però riteniamo che questo caso, che poi ha avuto anche una visibilità mediatica, sia emblematica di una mancanza di strategia. Vorremmo capire, e questo è, come dire, lo scopo dell'interrogazione, quando e in che modo si voglia intervenire sul complesso del Biscione per rendere tutto il Biscione percorribile da persone con difficoltà di deambulazione. L'edilizia è quella che è, la città ha una sua morfologia, ma è evidente che laddove insistono come qui anche alloggi pubblici di arte, è opportuno e necessario darsi un obiettivo, definire un progetto, finanziarlo e superare le barriere architettoniche. Non c'è storia, o si fa o non si fa. Allora non è, come dire, solo nell'interesse, credo condiviso da tutti, che la nostra cittadina genovese possa tornare a fare quello che nella vita quotidiana fanno tutti, uscire di casa, entrare di casa per quando e dove ritiene doverlo fare. Il tema è più ampio. Allora ci piacerebbe sentire dall'assessore, ad esempio, quanti e quali sono attualmente gli edifici pubblici dove ci sono le barriere, in quanto tempo si pensa di superarle, quanti soldi sono stati stanziati, se c'è una gara specifica. Abbiamo letto sui giornali che questo edificio, come tanti altri, è interessato al 110% e ai bonus fiscali, incrociamo le dita, però è difficile spiegare a persone che non possono deambulare che in attesa della realizzazione del 110 devono star chiuse dentro in casa. Mi commetto 30 secondi per ricordare che il problema delle barriere architettoniche diventa eclatante e drammatico quando uno che non può deambulare mai si ritrova recluso suo malgrado in abitazione. Ma noi sappiamo bene che le persone anziane, le patologie anche temporanee e i bambini, le carrozzelle, le mamme vivono drammaticamente e costantemente il problema delle barriere architettoniche. Per cui la cultura dell'abbattimento della barriera non è finalizzata allo specifico caso che va, poveretto, aiutato, ma invece è nella cultura della accessibilità, della fruibilità, della qualità della vita di tutti. Grazie. Grazie consigliere Rossetti, ci do la parola all'assessore Scaiola. Sì, il tema delle barriere architettoniche è un tema che ci sta molto a cuore, è un tema che ha visto, appena insediati nel 2015, fare un check-up totale di quella che era la situazione e anche gli investimenti che erano stati fatti, che all'epoca erano abbastanza insufficienti, e soprattutto quello che mancava era, a nostro parere, un contatto con il mondo che rappresenta i portatori di handicap, e questo ha portato con fatica comunque a realizzare anche 2 punti, ma adesso andremo anche nello Spezzino e nel Savonese, di ascolto per intervenire, per superare su richieste personalizzate quelli che sono le situazioni legate alle barriere architettoniche. Abbiamo fino ad oggi soddisfatto quelle che sono le richieste che i singoli cittadini portano direttamente ai comuni, e sa benissimo l'assessore Rossetti che poi vengono stanziate periodicamente risorse nazionali che vanno incontro. Ad oggi noi possiamo dire che abbiamo, ma questo era un trend che più o meno c'è sempre stato, soddisfatto quelle che sono le richieste di privati cittadini che sono pervenute
direttamente dai comuni alla regione. Per quanto riguarda in questo quinquennio un'erogazione di oltre 2 milioni e mezzo di euro, e abbiamo cercato anche di intervenire come regione per quanto riguarda l'accesso ai contributi al fine di favorire il superamento delle barriere architettoniche, ovvero abbiamo rispetto al passato ampliato il range di quelle famiglie, di quelle persone che possono avere dei finanziamenti da parte nostra. Ad esempio, il valore massimo dell'ISE del soggetto richiedente è passato da 28.000 a 30.000, il valore degli scaglioni di calcolo del contributo, portando il massimale della spesa ammissibile da 100.000 a 120, il contributo massimo da 19.500 a 24.000, quindi tutte cose che hanno permesso a più famiglie di avere questo finanziamento. Senza poi dimenticare che dal 2015 ad oggi, e non era mai successo, visto che siamo a luglio, non possiamo che non parlare di estate, per Regione Liguria noi ogni anno dal 2015 ad oggi soddisfiamo tutte le richieste che arrivano dai comuni per l'accessibilità alle spiagge da parte dei portatori di handicap, che può sembrare poco ma credo che sia tantissimo, quindi noi siamo contrari ad esempio alle spiagge per portatori di handicap. Noi vogliamo che il portatore di handicap abbia la libertà, nei limiti ovviamente del possibile, di scegliere una spiaggia dove recarsi e che quella spiaggia sia attrezzata per accogliere il portatore di handicap. Ad oggi, e lo dico ai colleghi di maggioranza e di opposizione, abbiamo soddisfatto tutte le richieste, anzi in alcuni casi abbiamo anche avanzato le risorse che avevamo messo a disposizione, per questo le abbiamo rimesse a capitolo a disposizione dei comuni l'anno successivo. Per quanto riguarda il tema specifico della signora, della problematica che il collega Rossetti diceva riguardante Albiscione, una vicenda che ricordo molto bene, sono vicende delicate che poi hanno anche una grande risonanza mediatica, come anche giusto che sia, ci mancherebbe. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso immediatamente contatto con questa signora, le nostre competenze di arte, anche se stiamo parlando di una realtà condominiale privata dove noi possiamo abbiamo solamente come arte una piccolissima parte di competenze, di responsabilità, perché è un condominio amministrato da un amministratore di condominio, quindi a titolo completamente privato, e sono i condomini che ovviamente decidono gli interventi come avvengono in tutti gli edifici. Noi abbiamo preso contatto anche con l'amministratore condominiale, e nei limiti ovviamente delle norme che permettono ad arte di intervenire ci siamo messi a disposizione proprio per dare un sostegno per poter intervenire dove possiamo nelle unità immobiliari. Si tratta quindi, lo voglio dire, di un condominio gestito da un amministratore esterno nel quale Arte Genova è proprietaria di numero 52 unità immobiliari su un totale di 384, rappresentando quindi una caratura piccola. Però questo non vuol dire, lo dico solo per chiarezza, ma questo non esime dalle nostre responsabilità e soprattutto dalla voglia di voler e di poter intervenire per dare una mano alla signora, ma anche a tante altre famiglie. Nel corso del 2020, perché la questione è una questione datata, nell'assemblea dei proprietari, tra i quali Arte Genova, peraltro deliberato l'approvazione delle lavorazioni straordinarie rientranti nel bonus fiscale Sisma Bonus, che contemplano proprio le opere di abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni condominiali e, su richiesta dei proprietari, l'esecuzione di ulteriori interventi all'interno delle singole unità immobiliari. Nel corso dei lavori sopra citati ed in considerazione delle segnalazioni pervenute relative alla mancata funzionalità di due impianti montascale presenti nello stabile in questione, Arte Genova ha interloquito più volte con gli inquilini, andando anche oltre quelle che erano le proprie competenze, ma dietro mia precisa richiesta di massima disponibilità, e i loro tecnici,
di fiducia al fine di risolvere le problematiche rappresentate dagli stessi inquilini che sono state raccolte da Arte. Nello specifico e da ultimo, Arte Genova lo scorso 7 giugno ha organizzato presso la propria sede un incontro con tutti i soggetti coinvolti, nel quale si è constatato che alcune criticità segnalate riguardanti il servoscala operante del piano strada erano già state risolte, mentre un ulteriore impianto di sollevamento presente nello stabile sarà, con l'impegno di Arte Genova, sostituito con una piattaforma elevatrice con le caratteristiche individuato dal tecnico condominiale ed in linea con quanto previsto dalle attuali normative. Quindi Arte Genova ha voluto far scegliere al tecnico, non di Arte, ma del condominio, quello che sarebbe stato la piattaforma elevatrice che verrà sostituita. Quindi questo è quanto. Per quanto riguarda il resto, stiamo pianificando sia con il superbonus e presto penso che già nei prossimi giorni inizieranno già degli interventi in varie località di Genova, ma anche con i finanziamenti che abbiamo ricevuto di oltre 35 milioni di euro, perché dico oltre perché una parte piccola, ma abbiamo fatto la nostra parte, l'abbiamo introdotta anche come fondi regionali. Faremo degli interventi straordinari in diverse località della Liguria, da Spezia, Genova, Savona, nello specifico della provincia di Imperia, le famose gallardi di Ventimiglia, che i colleghi di Ventimiglia che conoscono sanno bene le problematiche di quella zona, che verranno completamente riqualificate, dando anche ovviamente priorità al superamento delle barriere architettoniche. Stiamo facendo un lavoro certosino, difficile, che ovviamente richiede grande impegno, ce la stiamo mettendo tutta, certe cose potranno essere sicuramente ancora migliorate, ma credo che già dei buoni risultati in diverse località l'abbiamo ottenute. Per quanto riguarda, e concludo veramente, il discorso del Biscione, stiamo attendendo una pianificazione di interventi da parte di Arte Genova negli alloggi di nostra, nelle unità di nostra competenza, e speriamo presto di poter mettere mano con degli interventi. Comunque siamo intervenuti per il caso della signora e siamo intervenuti dando un servizio con competenze di Arte anche ad inquilini che vivono a libero mercato, proprio perché riteniamo che la nostra opera, quando è possibile, possa andare anche nei limiti ovviamente che ci consente la legge, al di là delle nostre competenze. Grazie, mi scusi se ho rubato un po' di tempo. Grazie assessore Scaiola. Per la replica consigliere Rossetti. Dunque, ho ascoltato con attenzione la lunga relazione dell'assessore, se potrà poi farcene avere una copia sarà gentile. Io faccio tre osservazioni. La prima, che le barriere architettoniche vi stiano a cuore non ci fa che piacere. Generalmente l'affermazione che qualcosa ci sta a cuore richiama anche alla generosità di chi, mettendoci il cuore, si sente portato poi a mettere anche una propria partecipazione, che traduco dovrebbe essere anche economico-finanziaria, oltre ai fondi che mette a disposizione lo Stato. Seconda questione, bene, forse addirittura rispetto alla storia degli edifici pubblici tardivo, il fatto che possano esserci degli sportelli dove segnalare le difficoltà, le disfunzioni, i problemi. Temo però che, come dire, dietro a questa impostazione possa esserci una lacuna metodologica, culturale e operativa. Il tema non è soltanto quella di risolvere i problemi individuali che via via negli edifici di alloggi pubblici si possono evidenziare e rilevare. Il problema è collettivo, è proprio quello dell'approccio progettuale e quindi della considerazione del superamento della non accessibilità. Perché, ripeto, certo, se mi succede un incidente, se c'è un aggravamento, se c'è la vetustà di un impianto come in questo caso, bene è che ci sia un numero verde, uno sportello.
Ma il problema è che noi dovremmo qualificare l'abitazione pubblica e privata rendendola per definizione di per sé accessibile. E questo richiede degli interventi progettuali complessivi che non possono essere sostituiti dall'intervento che sappiamo comunque essere sempre problematico e tardivo, perché di fatto noi speravamo che oggi ci diceste il 5 di luglio, il 20 di luglio, il 6 agosto la signora potrà uscire di casa. Ma noi sappiamo che i tempi, le progettualità, i permessi, le risorse, andremo a verificare se ancora oggi ci sono moltissime persone che hanno diritto e chiedono soldi che avranno probabilmente, se li avranno dopo tanti anni. Allora io richiamo a questa responsabilità, che non si tratta di essere uomini e donne di cuore attente agli svantaggiati che ci fanno tenerezza, ma si tratta di impostare una politica della pubblica amministrazione che consenta nel tempo di riconoscere che l'amministrazione è capace di sciogliere tutti i gravi problemi che abbiamo sulle barriere architettoniche.